siccome l'abbiamo scelto, come commenti sono simpatici, però quindi voglio dire, siccome mi sono proposto, la gente mi ha scelto, sapevo che dovevo impegnarmi per la mia comunità, per i miei cittadini, perché amo la mia città, amo i cittadini che vivono nella mia città. Anche quelli che magari non mi vogliono tanto bene, però ci sono anche quelli, quindi bisogna saperli combattere, bisogna saperli ascoltare, perché chiaramente fanno parte della mia città. Posso avermi votato o non votato, ma sono i miei concittadini, quindi io devo rimanere assolutamente disponibile a sentire le ragioni dei cittadini, perché il lavoro del sindaco e dei miei collaboratori è quello di ascoltare i cittadini, di spiegare eventualmente le cose che chiedono, come avete fatto voi, giustamente non sapete, se volete le giuste domande, vogliamo capire come funziona e come non funziona. Allora, l'ipodromo naturalmente è una struttura alla proprietà del comune di Sassari negli anni, alla fine degli anni 80. Era una proprietà praticamente della regione, e la regione nell'affidarlo in proprietà al comune dice attenzione che esiste una società ippica sassarese che lo gestiva con me regione, e quindi dovete darlo comunque nella disponibilità della società ippica sassarese. Tra l'altro la società ippica sassarese era una società partecipata dal comune, noi praticamente fino al 2014 eravamo soci della società ippica sassarese, alla quale era stata affidata la concessione, la conduzione dell'immobile. Naturalmente poi le leggi cambiano, quella deliberazione, quella decisione della regione deve essere chiaramente anche aggiornata rispetto alle leggi, e infatti con l'aggiornamento delle leggi noi abbiamo fatto un bando, e naturalmente in questo bando si dava priorità a condurre l'ippodromo quelli che avevano esperienza nella conduzione dell'ippodromo, e quindi va da sé che a Sassari l'unica società che poteva condurre l'ippodromo era sempre la società, ed è la società ippica sassarese, che ha tradizione decennale nella conduzione dell'ippodromo. Allora, gli ippodromi in Italia godevano i grandi finanziamenti provenienti dal Ministero dell'Agricoltura, e che recuperava questi finanziamenti dalle scommesse sui cavalli. No? C'era un mondo, insomma, di scommettitori, c'era una passione per i cavalli e così via, quindi quando facevi le gare ippiche c'erano grandi quantità di denaro che venivano messe nelle scommesse per i cavalli. E quindi in questa attività dell'ippodromo di Sassari e degli altri ippodromi italiani si aveva una fonte di entrata sufficiente per poter gestire bene l'ippodromo, per fare gli investimenti, per metterli a posto. Come sapete, il Gratta e Vinci è un grande concorrente delle scommesse ippiche, anzi, e chi scommette sul Gratta e Vinci quei denari non li danno agli ippodromi, si danno per altre attività, per sostenere le spese generali di questo paese. Pensate voi che nella sola città di Sassari spendiamo 75 milioni di euro per le scommesse tra Superalotto, Gratta e Vinci, Slot Machine e tutto quanto. Sapete quanto versano i cittadini sassaresi per pagare l'IMU fino all'anno scorso per la prima casa e quant'altro? 14 milioni di euro, pensate voi la differenza, 14 milioni di euro per l'IMU e 75 milioni per le scommesse tra Gratta e Vinci e Superalotto. Quindi se prima con le scommesse del settore ippico i denari arrivavano direttamente alla società ippica sassarese in funzione appunto delle sue autorizzazioni a esercitare, oggi naturalmente il mondo dell'ippica sta subendo grandi crisi, a partire dall'agricoltura naturalmente, però insomma c'è difficoltà. Ci va poca gente anche a vedere i cavalli e così via, quindi si riducono le somme a disposizione. Noi quest'anno siamo riusciti, assieme a Chirivani e Rilascido, ad ottenere un ulteriore finanziamento per il funzionamento degli ippodromi, che udite udite sono 200.000 euro da dividere in tre, tra noi Rilascido, Sassari e Chirivani, no? Per poter gestire, insomma. Allora, come potete ben capire,
quando dai un bene in concessione è il concessionario che si assume la responsabilità della struttura. Quindi se ci sono cavalli, come è normale che ci sia un ippodromo, devi naturalmente tutelare l'attività ippica che si deve svolgere. E se, come nel nostro caso, chiaramente l'ippodromo, a partire dal cancello principale, era aperto anche ai cittadini, chiaramente si è responsabile anche della sicurezza dei cittadini, sia che possano cadere senza incontrare un cavallo, sia malauguratamente se dovesse essere rincorsi da qualche cavallo o cose di questo genere. Quindi c'è nella responsabilità di chi gestisce l'ippodromo la responsabilità di fare le cose in sicurezza. Naturalmente, come dire, lo avete detto anche voi, nel momento in cui l'attività, diciamo così, ippica diminuisce, tutto sommato in questi anni è aumentata la possibilità di frequentare l'ippodromo. Chi voleva passeggiare, chi voleva farsi la corsetta, chi voleva la mountain bike, eccetera, utilizzarlo come normalmente ciascuno di noi pensa giustamente di poter utilizzare. E quindi le interferenze sono diventate maggiori. Se prima, 10 anni fa o 6 anni fa, potevi avere giusto 2 o 3 casi di interferenza, chiaramente aumentando la popolazione cittadina che vuole usare questo bene, questa interferenza diventa maggiore. Quindi chi sta gestendo l'ippodromo si deve porre il problema non solo della sicurezza, ma anche di regole che vengono richieste dal Ministero dell'Agricoltura, che dice: se vuoi fare le gare ippiche devi assolutamente mettere in sicurezza ed evitare che ad esempio ci possano essere varchi, accessi presso le stalle, perché giustamente si ricordava la bella immagine di un piccolo bambino che porti a vedere un cavallo che difficilmente si può vedere. Quindi, però è anche vero che le regole, per esempio antidoping per i cavalli, impediscono che addirittura anche gli operatori, quando si è vicini alle procedure di gara, si possano avvicinare ai cavalli, perché magari qualche malintenzionato, che non siete voi naturalmente, può magari iniettare qualcosa, può dare qualcosa al cavallo e quindi falsare, come dire, le gare. Tutto. Ecco, ci sono una serie di regole dal punto di vista di chi gestisce l'ippodromo che devono essere fatte rispettare. Naturalmente la concessione cosa dice? Non puoi modificare la struttura dell'ippodromo, devi garantire sicurezza, non puoi modificare la struttura dell'ippodromo se no per l'autorizzazione del comune. E quindi naturalmente se deve garantire la sicurezza, la gestione ha individuato, come dire, nella chiusura di alcuni percorsi che solitamente la cittadinanza usava, la possibilità di garantire quella sicurezza che gli veniva richiesta. Naturalmente questo è stato, come è giusto e normale, e noi ci siamo subito fatti carico, infatti qualcuno citava di una riunione che è stata fatta tra Pino Pala, che qui ci ha raggiunto, e la Giunta, e abbiamo esaminato insomma tutta la problematica, perché naturalmente dobbiamo come amministrazione tener conto le esigenze della gestione, cioè noi abbiamo affidato la gestione alla società ippica sassarese, e allo stesso tempo nella convenzione si possono fare anche altri sport con altre federazioni sportive, no? E questo, diciamo così, della possibilità d'uso comune ai cittadini per farsi una passeggiata, come dire, non è iscritta nella convenzione, però è ormai, come dire, un uso, un costume, una bella cosa che noi vogliamo garantire e favorire. Quindi a questo momento, per le disponibilità economiche che ha la società ippica sassarese, l'unica possibilità che avevano con le loro risorse era quello di mettere questi 2 famosi cancelli, no? Perché in quel modo loro riescono, come dire, a mantenere distinta un'area che può essere utilizzata, che è quella all'ingresso, insomma, dell'ippodromo, da quella più interna, no? Dove certamente, come qualcuno ha ricordato, non ci sono tantissimi cavalli, però insomma per il numero che c'è, per le magari con una rete, no? Quella che è la zona di riposo, la zona insomma delle stalle,
dalle corsie che consentono poi a cavalli di arrivare, come dire, al maneggio, arrivare alla pista, arrivare insomma a tutte le attività, tutte le strutture proprie del riposo. E per fare questo, insomma, occorrono delle risorse che la società ippica sassarese non ha, ha, diciamo così, un programma finanziario che l'avrebbe già esposta nei confronti del Comune, perché noi forse più di dieci anni fa, abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo illuminato con le torri fari tutto il polo, abbiamo ricostruito tutte le transenne e la società ippica sassarese si era impegnata a dare la sua parte a queste opere. E naturalmente la sua parte la sta dando a rate, perché naturalmente vi ho raccontato prima quali sono le difficoltà economiche, e naturalmente deve innanzitutto pagare le rate di un cofinanziamento che ce l'hanno dato. Quando parliamo di fondi europei, non sono più, e non erano già da allora, fondi europei che te li danno e puoi fare tutto quello che vuoi, te li danno per una cosa specifica, e c'era anche in quel momento un obbligo che per realizzare quelle opere tu dovevi anche avere un partner privato, no? E in questo caso era la società ippica sassarese, che metteva anche del denaro, doveva mettere almeno il 25% degli investimenti. Naturalmente la società ippica sassarese si è impegnata, non poteva darlo, come dire, questo suo 25% in un'unica soluzione, ci ha chiesto di poterlo dare frazionato a rate, come si fa, come dire, nelle buone famiglie, cioè si fa un investimento, e noi come comune abbiamo anticipato tutta la spesa. Quindi già oggi la società ippica sassarese deve restituire all'anno una cifra che è quasi 30.000 euro l'anno, quindi deve trovare tra le sue entrate, quindi deve avere delle entrate, la somma di restituire al comune, cioè noi tutti, quell'anticipazione di denaro pubblico, di denaro delle tasse comunali che noi abbiamo fatto per mettere il più possibile in regola, tanto è vero che si svolgono le gare ippiche, la struttura. Quindi adesso sorge questo problema, cioè sorge la necessità che il Ministero dell'Agricoltura dice: se vuoi fare le gare e quindi vuoi poter anche introitare, diciamo così, dei contributi ministeriali, anche dalle somme che derivano comunque dalle scommesse, perché comunque le scommesse sull'ippico ancora ci sono, no? Deve fare in modo che tutto sia, come dire, a norma, che non ci siano possibilità di contatti esterni e quant'altro. Allora, la soluzione, come vi accennavo prima, dal punto di vista tecnico esiste, cioè noi dobbiamo, come dire, costruire un anello che c'è già, quindi metterlo separato dalla zona di esercizio ippico, e per far questo stiamo lavorando per capire quanto costa. E però nel frattempo, come qualcuno diceva, è chiaro, nel frattempo dobbiamo un po' limitare, per evitare che, siccome le gare saranno, mi pare, il mese entrante, insomma, da metà giugno, è chiaro che almeno per questo periodo di preparazione alle gare o post gara, comunque dobbiamo garantire che queste gare si possano svolgere in sicurezza, se così crismi nazionali. E però dobbiamo anche trovare un modo perché questa voglia di uso dell'aria aperta, insomma, certo, lo dicevate anche voi, non è l'unico polmone verde di questo quartiere, vive Dio, abbiamo anche Monserrato però ha ho capito bene, ma non è l'unico, non vi sto dicendo andate tutti a Monserrato, sto dicendo che non è l'unica struttura, no? Quindi voglio dire, per fortuna è un quartiere che ha diverse strutture, non diverse. Certo, è possibile consentire per questo tempo limitato che noi dobbiamo costruire un piccolo sacrificio e dobbiamo farcene carico, perché non possiamo in questo momento, perché c'è una concessione, dire ferma tutto, non fare più il polo, vai via da qui. No, ma questo non è lei, non sta andando. Scusate, no? Ma io non sto dicendo che avete detto, sto dicendo che dobbiamo mettere insieme diverse situazioni, cioè giustamente mi è stato rappresentato, io alle 6:30 faccio il mio jogging, io lo faccio alle 2:30, io lo faccio alle 5 del pomeriggio, io lo faccio la sera. Per fare tutte queste cose come una struttura ci vogliono delle persone che aiutino, che vigilino, no? Che stiano attente, perché noi siamo tutte persone normali,
no? Però ma quando tu apri le strutture sappiamo bene, no, che c'è chi con la bomboletta no, c'è quello. Però lasciate io non voglio entrare in bullying. Fatto netto. Ma che ne abbiamo? La faccio passare. Differenza, Sasso, quanti di Germania? Sì. Allora, tutto basterebbe farlo di Germania. Basterebbe. Anche per quale è tutto scelto. Basterebbe. Lì non basta dall'altra parte. Basterebbe perché quando le richieste ci arrivano, lei si metta un attimino, non le chiedo molto, ma un attimino nei panni del sindaco. Perché arrivano? Perché non mettete il vigile urbano? No, ogni tanto, giusto per mettere un po' di... Vabbè, sì, ma tutto questo ogni tanto va messo insieme e poi alla fine puoi fare alcuni controlli e magari il controllo lo fai il giorno che non trovi e non becchi il mal intenzionato. No, e poi succede magari il giorno dopo lo trovi. Allora, siccome la struttura è data in gestione a un terzo, questo significa che il comune si sta liberando di un'incombenza che deve fare il terzo, cioè a vigilare questa cosa. Siccome io ti sto dando un bene per fare attività ippica o per fare qualsiasi altro, tu, siccome da questo bene puoi ricavarci anche una certa somma economica, devi, e io che ti sto dando questa possibilità, ti obbligo anche a tenere la vigilanza. E naturalmente se i denari che hai a disposizione sono pochi, la vigilanza la fai in funzione delle cose che può fare. Se gli chiedo e io l'obbligo a fare qualcosa di più, allora quello mi dice: se mi dai i soldi ti faccio tutto quello che vuoi, oppure dimmi come devo comprare. Cioè io ve lo sto, non è che sto semplificando, però vi sto spiegando quali sono i problemi. Cioè perché in linea teorica la SIS, cioè la società ippica sassarese, o chiunque altro non avrebbe difficoltà a farlo, ma ci vogliono dei denari, ci vuole chi apre e chiude i cancelli. Per esempio, per aprire e chiudere i cancelli la mattina presto, noi eravamo riusciti a impiegare i baracelli, no? Che anche i baracelli non è che sono volontari, ma si paga 20 euro l'ora l'uso del baracello. No? E allora, naturalmente... Sì, va bene, possiamo fare tutto quello che vogliamo, cioè della serie, scusate un attimo, io voglio spiegare, completare, io sto girando, raccontando quello che deve fare un benedetto sindaco quando ha... Signora, abbia pazienza, lo lasci parlare e dopo parla bene. Se lei dice, va bene, vuole l'esame, non diamo altro, va bene, poi lei si prende la responsabilità per almeno 4 ore, 5 ore, 6 ore al giorno per rimanere aperto, e se vede, cioè mi segue, lei la usa per l'ora e mezza, l'ora, lei o chi per lei, lo usa per l'ora e l'ora e mezza che vuole. Ed entrando in una struttura pubblica pretende giustamente di entrare in un luogo dove ci sia sicurezza, dove non ci siano malintenzionati, dove non ci siano cavalli in giro da poterla aggredire o quant'altro. Cioè lei pretende, siccome è una struttura pubblica, giustamente, che se entra in una struttura pubblica sta entrando in un posto sicuro, e questo posto sicuro qualcuno glielo deve garantire, e per garantire questa sicurezza occorre una risorsa economica, è chiaro? Cioè noi non possiamo prescindere da questo problema. Allora, siccome i soldi li dobbiamo trovare, bisogna capire come trovarli, no? Perché se, come parleremo anche dopo, no? Se le strade sono senza marciapiedi o con le buche, non è che perché io o l'assessore dei trasporti o l'assessore delle strade se ne frega, non ci guarda, è semplicemente perché voi lo sapete meglio di me, perché sicuramente avete figli disoccupati, sicuramente avete un cognato, un fratello disoccupato. È evidente che se manca l'economia in una città, noi non incassiamo nemmeno le tasse. Sapete che da dove le troviamo le tasse? Le troviamo, per esempio, dalla cosiddetta addizionale comunale IRPEF, che chi ha un reddito, una pensione, lo vede, no? Addizionale comunale IRPEF. Allora, siccome ci siamo, da quando è stata istituita l'addizionale ad oggi, abbiamo avuto un calo di occupati, quindi è aumentata la disoccupazione, gente che il lavoro ce l'aveva adesso non ce l'ha,
automaticamente quella nazionale comunale in incassa nel comune non c'entra più, e quindi tu sei in una condizione diversa da quella che vorresti fare tante cose, ma non hai, come nelle famiglie, non hai tutti i soldi per fare tutto quello che vorresti fare, che vorresti accontentare i tuoi figli, quindi i tuoi concittadini, per fare le cose che vogliamo fare. Allora, questa è la situazione. Allora, nell'argomento che svolgeremo poco dopo, noi adesso vogliamo verificare alcune cose, e cioè nell'argomento di dopo, quando parliamo di piste ciclabili, noi facendo piste ciclabili possiamo trovare molti più soldi che asfaltando, nel senso che con la scusa di fare piste ciclabili possiamo avere i soldi anche per rimettere a posto strade e marciapiedi, come sta avvenendo, e possiamo forse anche giustificare un intervento che magari ci consenta di fare una pista ciclopedonale dentro il foro, perché la nostra pista ciclabile che abbiamo in progetto e che in parte si sta realizzando, ad esempio, passa davanti all'ingresso del foro, perché come vedremo poi dalle immagini, la pista ciclabile arriva al secondo ingresso che c'è di via Vienna, no? Ecco, forse è una cosa, insomma, che stiamo discutendo con l'assessore Pio poc'anzi, se dal punto di vista delle norme, perché noi abbiamo un progetto esecutivo che è stato asfaltato secondo un percorso, forse noi riusciamo a costruire una piccola variante che ci consenta di entrare dentro l'ippodromo e costruire un anello dedicato per chi vuole andare in mountain bike e per chi vuole camminare e passeggiare. Vedete come da una cosa che tutti stanno criticando chissà che cosa viene un'opportunità, perché bisogna pensarci alle cose, cioè non è che quando abbiamo pensato alle piste ciclabili non abbiamo pensato alle opportunità, perché ad esempio i futuri fondi comunitari come questi qua delle piste ciclabili ce li daranno se dal punto di vista della mobilità sostenibile noi siamo un pochino più avanti, noi abbiamo qualche chilometro di pista ciclabile, perché se non ce le hai, se non gli dai questa spiegazione, l'Europa questi soldi non te li dà, perché l'Europa sta dicendo che nel 2020, quindi ci troveremo tutti nel 2020 dobbiamo ridurre le emissioni di anidride carbonica, e per ridurre le emissioni di anidride carbonica non solo purtroppo bisognerà spegnere qualche centrale a gas o carbone, bisognerà ridurre il traffico automobilistico, no? Quindi se è quella la prospettiva, noi dovremmo cercare di andare verso quella prospettiva. Adesso mi fermo qui, così possiamo ricominciare. Grazie signor Sindaco. Una piccola cosa. L'assessore Pio, i Barracelli prendono 19 euro a servizio, 19 euro a servizio per 6 ore di servizio, quindi all'incirca sono 2,50 euro all'ora. Quanti 119? Ormai alle 9 mattina non è bene, la Maria, tutto il mondo, tutto da solo, i bambini non spendono più. Se non volete, io così rispondo. Ma basterebbe ogni tanto passare una macchina, di Dio, grazie ad Antonello. Abbiamo qui il presidente Antonello. Solina, hai chiesto di parlare? Antonello, hai chiesto di parlare per caso? Chiedi di parlare, ti diamo la parola. Però in 2 minuti. No, anche dall'altra parte. Hai sorpreso. C'è il presidente della società ittica sassalese, signor Peppino Palo. Diamogli la parola, che anche lui ha qualcosa da dire a proposito. Signor Palo. Se hanno già espresso delle critiche, io non c'ero purtroppo. Se me le ripetete brevemente, cercherò di. Vabbè, non ti preoccupare, noi abbiamo preso molto. Avete preso molto, benissimo. Ma non parliamo delle case, se cancelli, e che
Signor Pala, questo è il punto. Le rispondo subito. Lei non dice la verità. Perché? Qui c'è una pianta del forno della zona alta, se la guarda. Ci sono da un cancello all'altro 650 metri di linea, con due pinette in mezzo. Allora, lo vogliamo lasciar parlare come avete parlato voi? Quindi c'è la possibilità per chi viene al forno di passeggiare in totale sicurezza 650 metri, lo può fare 10 volte. Andando e tornando. Infatti non c'è più nessuno. Allora, signora Maggi, se lei mi interrompe un'altra volta, mi sto zitto e me ne vado pure. Non è giusto che lei interloquisca quando uno parla. Non è giusto. Se ha qualcosa da dire, lo dica prima, se non mi ascolti, e poi fa replica se lo ritiene. Perché così si fa. Intanto però mi sta interrompendo continuamente. Sì. No, allora, stiamo zitti. E chiediamo. Siamo qua persone civili, io sono qua per sentire e perché ho un carico sulle spalle che si chiama solo sicurezza. Qui ci sono i documenti del Ministero dell'Agricoltura che agli ippodromi riconosciuti, e Sassari fortunatamente ha un ippodromo riconosciuto come il campo della Torres nel calcio o altro. Bene, però ci sono delle regole da rispettare, se volete ve le dico. Dove si stabilisce che dove operano i cavalli in preparazione, durante le corse, nei loro servizi, queste cose qua, dove loro devono essere soltanto seguite da persone autorizzate. Chi non è autorizzato, compreso io, non ci potrei andare. Questo perché è un obbligo, un vincolo. A meno che non rinunciamo al requisito di ippodromo, e problemi non ce ne sono. Forse è meglio, potrebbe essere un'idea, perché no? Possiamo rinunciare anche a respirare, io non ho alcun problema, l'ippodromo non me l'ha lasciato mio padre a me, in eredità, io lo difendo tutti i santi giorni. Perché ci guadagna? Lei sta dicendo una grande fesseria. Perché ci guadagna? Perché qui c'è, anche lei interrompe, è così, sparando a vuoto. Perché lì, qui c'è il sindaco di Sassari, no, lasci finire. Allora, tutti gli anni la società ittica sassarese gli manda tutti i bilanci, anno per anno, con relazione del congio sindacale, con la nota integrativa, con tutte le voci, capitale, tutto quanto costa ogni anno l'ippodromo. È pubblico, basta andare alla Camera di Commercio, qualsiasi cittadino lo prende in visione. Allora, gestire un ippodromo come questo qua, sa quanti metri quadri sono l'ippodromo? Quanto è grande? Lo sa lei. Ma se non li conviene, perché non lo lascia ai giovani? Ai giovani perché cosa? Perché cosa? Ai giovani, le sparate, ai giovani perché? Perché? Non facciamo di altro. Allora, no, perché bisogna su questa cosa qua, se no diventa un guazzabuglio, ognuno dice la sua verità, la signora ha detto, ci avete chiuso l'ippodromo, non è vero, signora non è vero, abbia pazienza, l'ippodromo tutti i giorni ai cancelli aperti. Non è vero, nemmeno quello è vero. Perché ti abito vicino? Casco, no! Ti abito vicino io e sono andato lì e erano chiusi. Ti avevo dato la parola a tutti quanti. E i cancelli erano chiusi, non le detengo. Ma tu guarda, non è così, perché io sono un camminatore. Perché? Perché sono tutti i giorni al ippodromo, con buona pace di mia moglie. Allora, e quando mi si chiede qualcosa io rispondo, nei limiti giusti. Voi non avete idea di cosa tutto mi è stato detto, faccia a faccia, senza problemi, senza un minimo di dignità. C'è gente, la metà delle persone che vengono all'ippodromo, e io qua devo fare prima di tutto mia colpa, la colpa è mia. Se siamo arrivati a questa situazione, perché per troppo tempo ho resistito
e ho lasciato che le cose andassero. Ma adesso il problema, l'utilizzo degli impianti è ormai ingovernabile. Perché? Perché adesso si è decuplicato il numero delle persone che utilizzano e vengono a riporre. Questo mi fa anche piacere, però bisogna assolutamente arrivare a uno straccio di regolamento, in sicurezza, perché se succede qualcosa ne devo rispondere io in prima persona, civilmente e penalmente. Vi faccio un paio di esempi. Allora, l'impianto è, come avete visto, se lo frequentate lo vedete, la zona, diciamo, sud dell'ippodromo, quella più in basso, è quella dove ospitiamo i cavalli. E quella zona, studiandone il percorso, abbiamo verificato come la si può enucleare in qualche maniera. Enucleare. Nel senso che noi abbiamo fortunatamente il perimetro, i confini esterni, che consentono, con un investimento abbastanza modesto, di realizzare una corsia riservata, dove non interferiscano le persone con i cavalli e i cavalli con le persone. Questo è, col comune stiamo studiando come procedere. Io ho incaricato un tecnico a mie spese per farmi uno straccio di progetto. Poi lo confrontiamo, se è migliorabile, come si potrebbe, eccetera, eccetera, eccetera. Non costerebbe molto, non costerebbe molto. Una larghezza mediamente di 4-5 metri. No, no, non è troppo, non è troppo. Io ho visto quando arrivano 30 persone assieme, non è troppo. Non è troppo. Che poi, guardate bene, i fruitori non sono tutti uguali. Ci sono quelli che corrono a tutta birra, sono quelli che vanno a passo. C'è gente che viene dal medico quasi obbligata a camminare, perché avevano problemi di obesità, malattie cardiache. Quindi, quando ti arrivano tre o quattro lanciati, soprattutto giovani, si creano momenti di... Perché abbiamo messo i cancelli? Non tanto per le persone che avremmo potuto governare in qualche maniera, ed era molto difficile, è che scendevano le macchine, come le fermo io le macchine se non c'è un cancello? Faccio il vigile. Ma quando mai? Abbiate pazienza, non sono, gli operatori per esempio dei cavalli adesso entrano a via Gioscari. Allora, e quindi non salgono più nella zona A. Abbiamo già limitato questo. I cancelli, certo che è antipatico solo vederli, ma badate bene, se questa è una situazione per garantire uno straccio di sicurezza, vediamo come possiamo superare. Se riusciamo a realizzare una fila di paletti con la rete, quella a losanghe, insomma, cosa che si potrebbe con un costo modesto. Io, grosso modo, il geometra mi ha detto, sono 2000 metri circa. Poi naturalmente ci sono alcuni punti che bisogna mettere un po' di briciolino, perché? Perché l'acqua di lava e crea delle canalizzazioni. Io credo che se il comune ci dà una mano, che il problema lo possiamo realizzare. Lo possiamo realizzare. Adesso abbiamo le corse fino a Ferragosto, una volta alla settimana. Voi sapete che la società ippica incassa e mantiene l'ippodromo grazie alle corse? Perché nessun altro ci dà una lira, guardate bene, nessun altro. Finalmente la regione, dopo tanti anni, ci ha promesso che ci darà 65.000 euro a noi, tanti a chi li vanno, tanti a vederci, noi tre e poi, perché siamo in perdita, in difficoltà. Allora, il Ministero a noi ci garantiva il mantenimento dell'impianto. L'ippodromo di Sassari sono 184.000 metri quadri, 18 ettari. Noi soltanto di energia, perché abbiamo solo pozzi, non abbiamo rete di Abbanoa. Solo i pozzi per mantenere verde e per i cavalli, eccetera, e così via, noi spendiamo al mese, badate bene, io tutte le volte, oltre 3.000 euro di energia elettrica, al mese, perché con i pozzi bisogna stirare l'altra e poi distribuirla.
In estate noi consumiamo quasi 100.000 litri d'acqua, mi vergogno a dirlo. Perché? Perché l'ippodromo è su un banco di roccia, non ha superficie erbosa. Io queste cose ve le dico perché riflettiate sulle cose quando parliamo di ippodromo. Voi sapete che la società ippica ha piantato, da quando sono presidente io, 800 piante nuove. Venite a vedere, quando passate, venite a vederlo. Tutti i cipressi attorno, nella parte di Gioscari e attorno alla pista, sono 800 piante. Se ne potrebbero piantare degli altri. Ci mancherebbe altro, cioè, solo che c'è un piccolo particolare, costa nulla. Facciamo, mettiamo alberi di figo. A me piacciono i figli. Perfetto. Allora, abbiate pazienza. Servono. Quindi, l'impegno della società ittica sassarese è questo, e lo posso ribadire. Il comune proprietario, il comune decina. Se il comune ritiene, per sue esigenze, che la società ittica sassarese non è all'altezza di gestire l'impianto, fa un bando di gara, lo affidi a quelli che hanno risorse per gestirlo. Io prendo i piedi, porto le chiavi in comune e me ne faccio. Senza difficoltà. Naturalmente chiederò per forza, come dice il codice civile, le migliorie che ho fatto nel corso degli anni. Tutte verificabili, documentabili. Sapete quanto capitale ha investito la società ittica sassarese nell'ippodromo di Sassari da quando sono presidente io? Dite una cifra. L'idea. Allora, il capitale attuale versato della società ittica è 1.474.000 euro, tutti investiti lì, non ce l'ha né il Cagliari Calcio, né la Dinamo, nessuno in Sardegna. Sono 128 soci, compresa la signora Bionda, che è lì, che ha due quote. Sì, sì. Allora, da 300 euro, da 300 euro. No, ah. No, non mi ho caso, ti sbagli. Da 300 euro. Tra mezz'ora abbiamo 1.800 euro. No, no, aspetta, aspetta, quando c'è la valida, perché mi sarebbe... Ah, ecco, allora, era... Ci sono molti di più. Era 1.800, era 1.800. Ti ricordo che l'ippodromo l'ha fondato il nonno di Torre. Con altre 5 persone avevano comprato quell'area, va bene, e poi era stata successivamente data alla regione e poi la regione l'ha data al comune. Io quando i bambini erano piccoli, caro Pippino, ce li portavo a vedere i cavalli all'estate per 3 cani. Forse hai detto bene che tu hai lasciato che le cose andassero come adesso. Quello che tu hai detto non fa una piega, però io ho capito che il sindaco riesce a trovare le risorse per fare un anello al fondo, ho capito questo, va bene? È la grossa. Allora io dico questo, che l'attività primaria dell'ippodromo è l'ippica e nessuno la vuole togliere, tu l'hai tenuta bene, l'hai tenuta perlomeno in piedi, l'hai tenuta in piedi per tanti anni, va bene? Però se le due cose possono convivere, vabbè, perché allora è finito l'argomento. Sì, ma no, io voglio dire una cosa, siccome io abito in via Gioscari, che è una strada che in alcuni punti è larga 2 metri, tutto il traffico del ponte è stato spostato, lo mi hai visto, mi vedo tutte le mattine in via Gioscari, e lì passano camion con i cavalli, con la piada, giovani che vanno a tutta velocità, che sembra il percorso di Le Mans, va bene? Io portavo a spasso mio nipotino, no, non lo posso più fare perché è diventato pericoloso. Ma perché tutto il traffico deve essere dirottato in via Gioscari? Non so se voi la conoscete, che in alcuni punti i camion passano, proprio ci passano radenti. Io l'altro giorno ho dovuto fare marcia indietro col passeggino, prima almeno c'era l'aria pulita, adesso è tutta a quell'ora. Passano macchine, camion, tutte che vanno all'ippodromo e entrano alla parte dietro. Ma è una strada troppo stretta, non è adeguata. Ma perché non aprite un cancello e le macchine fate passare da su, da via Parigi, ecco, cioè da via Rosipelle? Ecco dove il problema. Va bene, signore. Se passano quelle macchine lì, ne passano anche altre, non solo quelle degli addetti. Allora io posso studiare, gli dico cosa? Posso studiare che... soprattutto quando i mezzi grossi, utilizziamo questo termine, i mezzi grossi, entrino da via Parigi. Sì, perché per me, ecco, via Parigi. Però
quando entrano adesso succede che chi corre a piedi si trova la polvere del mare, la macchina del camion che passa. Ecco perché dobbiamo fare quel percorso. Non è tanto il camion che alzano la polvere, è anche la macchina. Ecco perché io mi sto facendo già la via giusta. Ringraziamo la signora, ha parlato tantissimo. Voglio dire solo una cosa, che sì, però sono belle, mi sembra che siamo tutti d'accordo, però stringiamo, che cosa facciamo nel frattempo? Teniamo chiuso? Teniamo tutto chiuso? Sì. Cosa facciamo? Adesso noi, tanto ci ringraziamo chi è intervenuto su questo argomento, è vero, la domanda finale è cosa facciamo nel frattempo? Questo tra poco, certo. Adesso risponde l'assessore Casa. Allora, in attesa che si risolva questo cerchio dove si può passeggiare, si può correre, fare tutto, c'è tanto verde lì nella previdenza sociale, nel manicomio, tutto bello, pulito, ordinato. Ci può andare lì? Non è da fare da fare. L'assessore Casio adesso risponde a questa domanda di cosa facciamo. Per me era importante sentire, però è importante sentire i commenti delle vostre proposte, perché ovviamente come assessore allo sport io non ho pensato a questi temi che si ripropongono alla quotidianità, ho pensato che ho un impianto sportivo da gestire e la prima operazione che ho dovuto fare prendendo l'incarico è quello di vedere con la società concessionaria quali sono le condizioni. C'è una politica attualmente che dalla società non a scopo di lucro, quali sono le società ippiche in Italia, per effetto delle disposizioni di legge che sono intervenute negli ultimi 5-6 anni, poi non da tanto tempo, quindi siamo dentro un percorso molto, molto difficile da gestire. Rischiano invece adesso le società che devono trasformarsi in club oppure devono ripianare comunque di tasca propria le spese di questi impianti, perché una politica nazionale non finanzia più l'ippodromo, finanzia la linea del cavallo, delle corse da cui si fa cassa, e gli ippodromi sono degli impianti sportivi che vanno gestiti o dai privati, se di povero o privato, oppure come nel nostro caso dall'amministrazione pubblica. L'amministrazione civica di Sassari ha voluto questo impianto, lo ha chiesto alla regione, ha deciso che l'attività del ripono, un'attività interessante per la nostra collettività, poteva avere il vantaggio di una società ippica sassarese, una società di prestigio, tant'è che se c'è un ipodromo lo si deve al fatto che a suo tempo si è costituita la società ippica sassarese, ripeto, di prestigio, un prestigio che sì, che prosegue a mio avviso anche nella situazione attuale di difficoltà, e infatti l'ipodromo di Sassari in difficoltà grandi dal punto di vista economico non chiude come ha fatto Villa Cidro. L'impianto di ipodromo di Villa Cidro non sta funzionando perché le spese sono talmente alte che non sarebbe possibile economicamente avviare le attività quotidiane dell'ipodromo. Sassari non lo ha fatto. Quindi, per quanto mi riguarda, da assessore, io non posso che ringraziare il concessionario che sta affrontando l'attuale situazione di complessità della gestione dell'impianto. Poi, e questo lo dico come premessa che ritengo necessaria per capire che stiamo parlando di un impianto sportivo che ha una concessione. Il Comune di Sassari vigila su questa concessione, evidentemente. Lo diceva prima il presidente Pino Pala, i conti della società ippica sassarese, che l'ente concessionario, sono visionati dall'amministrazione comunale, che significa che i cittadini di Sassari sono tutelati per quanto riguarda la spesa di gestione dell'impianto. Se questo è un aspetto evidentemente importante da valutare, altrettanto importante qui entrando nel merito della gestione e il funzionamento, ma il funzionamento è assolutamente nelle mani del gestore, non è nelle mani dell'amministrazione comunale, perché la concessione è fatta perché si svolga l'attività dell'ippodromo, l'attività ippica,
e c'è un accordo virtuoso, il sindaco lo diceva in premessa, tra amministrazione comunale e ente concessionario, che a monte chiaramente all'affidamento da parte della regione a suo tempo in proprietà dell'ippodromo, a monte a questo sostanzialmente sostenere l'attività dell'ippodromo, l'attività idrica, e allo stesso tempo vedere, perché la storia cambia, i tempi evolvono e quindi essere una dimostrazione. L'evoluzione è a oggi che oltre all'attività ippica lì si possa essere un'attività civile di svago con percorsi benessere che possono essere studiati, ma che vanno studiati, perché insisterebbero comunque su un impianto sportivo che è dedicato all'ippica, vanno studiati. Studiare significa avere naturalmente la sapienza di fare una progettazione, di avere di acquisire i finanziamenti e di fare l'intervento che, permettetemi di dire, voi ci state aiutando comunque a definire nel modo migliore, cioè una iniziativa che dà una pluralità di funzione all'ippodromo e che però va nella direzione di una richiesta che sta venendo dai cittadini. Avremmo potuto inventarne un'altra, invece questa vostra posizione e il fatto che i cittadini sono attivi nel fare proposte sta consentendo all'amministrazione e anche all'attuale gestore di poter pensare a soluzioni valide che diano continuano su un progetto che l'amministrazione però ha già avviato, cioè la polifunzionalità di un'area vasta 18 ettari, lo diceva giustamente Presidente Pala, non è un impiantino, è un complesso nel senso politico del termine, è un complesso complesso, insomma, consentite il bisticcio delle parole. Noi ci siamo dentro questa prospettiva e stiamo chiedendo l'aiuto anche dei cittadini, vogliamo che non è un parco libero, ecco, tanto per intenderci, l'informazione anche giornalistica devia l'attenzione nostra come cittadini che leggiamo e siamo portati a interpretare che lì c'è un parco libero. No, non è un parco libero, è un impianto sportivo dentro il quale vogliamo far insistere una pluralità di funzioni, dove ci sono già, peraltro, il campo da golf e il campo da voce, quindi è avviato questo processo, non è che l'amministrazione si è tirata indietro, neanche si è tirato indietro il concessionario, con tutto quello che significa, naturalmente è intuitivo, penso, tutti noi capiamo, anche senza essere amministratori, che c'è una complessità nelle gestioni, quindi su questa strada comunque si sta proseguendo. È importante a questo punto davvero ci sia la collaborazione dei cittadini, che sia chiaro un punto, non è un parco libero, è un impianto sportivo, bisogna strutturare le cose in modo che possano coesistere più funzioni. Una delle funzioni più importanti alle quali il comune è obbligato a ottemperare è di dire al concessionario vada, perché lì l'attività ippica deve essere svolta, perché attraverso quell'attività noi manteniamo l'impianto sportivo a Sassari. Questo è un input che viene al gestore in questo momento, e la sicurezza poi chi la deve garantire? Il gestore, non il sindaco o l'assessore, il concessionario, che deve individuare quali sono i punti per garantire la sicurezza. Potete dire che questa è anche ancora una forma rudimentale di sicurezza. Sono d'accordo, è ancora una forma rudimentale, bisogna studiarlo meglio e definire i tempi per consentire un uso più esteso. Però lo dico personalmente, anche ci sono stata al ritorno, ho visto le persone veramente scalmate, erano persone alla mia età, io non sono una giovanissima, ho avuto l'impressione che avessero saltato un arcello, quel signore alla mia età, io non sono agile. Non sono proprio così ferma, ma l'agilità superare un cancello un po' alto non ce l'ha detto. Ma che è successo? Cioè sono entrati da una buca, hanno fatto un buco alla rete. Come e perché? Si sono passati dall'aria di Doma. Beh, allora questo ci dice che noi come persone non è che abbiamo presente sempre tutta la complessità e le difficoltà di un impianto qualsiasi, anche quello di forza, sia chiaro. In quel caso addirittura le mie due coetanee si erano messe a rischio della pelle, perché mica potevano saperlo se vi passava o meno un cavallo. Eravamo nella zona testale, insomma. Lo dico per folklore, sia chiaro. Lo dico per esemplificare che nell'utilizzo di un impianto complesso le regole ci devono essere, che siamo dell'idea che
devono anche arrivare presto. Il sindaco ha fatto una proposta che è incrementare rispetto alla funzione, ma anche strutturata, pensata e non ideata così come soluzione temporanea, potrebbe essere l'occasione con le piste ciclabili davvero di avere, di fare un intervento all'interno di Polo, però questo, sia chiaro, richiede una grande collaborazione da parte di, anche dei singoli, perché utilizzeremo l'impianto individualmente, non collettivamente. Quindi occorre una responsabilità individuale quando si entra in questa struttura. Ecco, ho voluto dirvi queste cose perché da un paio di mesi mi hanno costretto a occuparmi di Polo, non in quanto in Polo, ma in quanto luogo di passeggiata. Non era proprio facile per l'assessore allo sport affrontare il tema così, però stasera penso che mi abbiate aiutato a farlo. Grazie assessore. Il problema che lei ha visto la rete tagliata da quelle due signori, sa perché? Perché a Sassari non ci sono strutture dove si possa andare a fare una passeggiata, perlomeno dalle nostre parti, tranquillamente. O camminiamo tutti attorno a Via Venezia con i tubi di scarico, che guarda, è pericolosissima. Va bene signora, però questo non giustifica il fatto che non abbiamo strutture, che la gente si comporti in maniera incivile. Io sono, perché io ho visto gente con i cani che non ha la bustina per raccogliere le deiezioni, dentro di poco, io ci vado tutti i giorni di poco, la gente non sempre rispettosa. Benissimo, va bene, grazie. Tagliamo, siccome dobbiamo parlare di altri argomenti, dobbiamo andare via. Grazie. Io velocissimo. Vi ribadisco soltanto due concetti che sono a disposizione, ripeto, sia con la proprietà, con l'amministrazione comunale, ci mancherebbe altro. Io ho sempre collaborato, l'ho voluta anche come socio, solo che poi la legge mi ha imposto che debba uscire. E soprattutto a me interessa che la gente che viene al porto stia tranquilla, con soddisfazione. Ecco, purtroppo però, e questo lo ribadisco ancora, adesso qua, il signor Lusit lo stava dicendo, allora c'è tanta gente, non solo, non gliene importa niente, tanti che vanno con gli auricolari, non sentono, non si spostano di nulla. E poi c'è anche un altro concetto, i cani, vi ho detto che quando dei cespugli hanno, si comprano le cacca e mi dico, ma signor padre, per favore, questo. Cani abusivi che qualcuno ha mollato e un bel giorno sono entrati all'ippodromo. Abbiamo chiamato, sa quante volte abbiamo chiamato la Lida per portarli via? No, quei quattro randaggi che oggi ho segnalato più volte al comune. No, quei due di giù. Sono anch'essi abbandonati, Sono anche pericolosi. Sono appena su. Non ce n'è. Guardi, di proprietà non ce n'è manco uno. Signora, permetta, li conosco quei cani lì. All'interno del vecchio manicomio, probabilmente i quarantenni e cinquantenni di questo quartiere hanno giocato in quel calcio, e adesso i figli non ci riportano più perché chiaramente la struttura è in stato, non dico in degrado, perché ce l'abbiamo il massimo per tenerla in una maniera corretta, e ancora per fortuna abbiamo 90 ragazzi, comunque un po' di abbandono c'è. Parlando di fondi comunitari, che il Presidente Signora proprio ha parlato, c'è il progetto Jessica, che è bellissimo come fondo, perché permette di avere dei fondi per migliorare le strutture sportive della città, e quindi con dovizia di particolari attenzioni la giunta comunale ha trovato dei siti dove poter finanziare, migliorare non solo le strutture sportive ma anche la viabilità di questi siti, ed è stata molto attenta. Infatti due siti dove verranno spesi questi soldi sono quello del Latte Dolce, migliori campi di Sassari, e quello di Carbonazzi, migliori campi di Sassari. Se magari facevate un po' più attenzione, all'interno della città ci sono anche degli altri spazi dove si potevano investire questi soldi, perché il campo dall'80, noi 20 anni che chiediamo le istruzioni una mano, non c'è mai stato dato, ed è nasce dal 1980,
Ripete, quanti amici, quanti di questi quartieri lo conoscono? Ci ho giocato io con un allora potremmo chiedere al sindaco, all'assessore dello sport, la motivazione per cui, potendo sfruttare di questi spazi, sono stati diritti, utilizzati nei due migliori campi della città. Mi spiace che non c'è l'assessore Ottavio Sani, che ho portato personalmente a far vedere. Si è anche meravigliato in come ancora noi riusciamo a fare un'attività sportiva in quel campo. Poi le promesse, le false promesse, lasciamo stare. Allora vorremmo che c'è una spiegazione. Con quale dovizia di attenzione in particolare avete scelto questi due siti per finanziare? Stiamo parlando di oltre 1 milione di euro che non vengono tutti dalla comunità europea, ballate bene. Una parte di questo li pagano i cittadini di Sassari, li pago io, e li pagano i cittadini di questo quartiere che non possono più mandare a giocare i loro figli a due passi da casa e spesso devono mandare da un'altra parte perché non c'è una struttura adeguata e accogliente. Quindi spiegateci con che attenzione avete scelto questi due siti. Grazie. Jessica sono un prestito, cioè è un altro prestito, assieme ai 7 milioni di prestito che stiamo prendendo dalla Cassa dei Pubblici Prestiti di Roma, i fondi Jessica sono un prestito di 6 milioni e 400 che dobbiamo restituire nell'arco appunto di circa 6-7 anni. E la scelta è caduta sugli impianti di proprietà comunale. Il campo che sta dentro Monserrato. Quindi 2 minuti a far diventare il comune, forse 3. 2 minuti e fino adesso. Dove si può anche fare uno spazio per camminare gli anziani. Adesso lì è vero. Allora la domanda, io le faccio la domanda, è vero o non è vero che non è il comune? Sì, è vero. Oh, allora quindi capisce bene che dovendo fare il mutuo non lo possiamo fare su immobili di proprietà del comune. Questo non significa che noi abbiamo trascurato l'esperienza di Monserrato, e lei sa benissimo, e non l'ha detto, che con l'assessore Claudio Sanna si si è accordati per poter dare quello spazio del campo di calcetto che c'è presso la struttura di Carbonazzi per poter, è vero o non è vero? Dice no, sì che è vero, solo che sono venuto a sapere che c'è un contratto in essere 2 anni e mezzo ancora per la società di Bocce che gestisce un campo di calcetto. Sì, vabbè, però noi abbiamo gli adesso dice che abbiamo gli altri, le attenzioni si fa avanza, ma poi quello che si fa avanza fa i fatti concreti. Le attenzioni alle parole sono importanti, poi alla fine. Ma il fatto concreto è che noi abbiamo assunto un mutuo, cioè non è che è una barzelletta, abbiamo preso, abbiamo fatto un contratto, abbiamo scritto un contratto concretamente, così come quando lei va in banca a prendere un mutuo per la casa, noi abbiamo firmato un contratto. Avete fatto un mutuo per migliorare i migliori impianti in Sassari? No, non sono soltanto i migliori, perché in realtà lei non conosce esattamente i progetti. Guarda, il calcio non è conosco. Non conosci gli impianti sportivi, non li conosco tutti bene. Ma non conosco i progetti. Allora, se avessi conosciuto bene i progetti, quindi per la Teloci l'intervento non è per il campo di calcio della Teloci, è per strutturare le piscine e per strutturare un campo di pallacanestro che c'è all'interno del primo Per quanto riguarda invece Carbonazzi, riguarda, guarda caso, non il campo di calcio, ma riguarda la struttura del Bucciuffi. Vede che non stiamo intervenendo sui milioni di campi di calcio, stiamo intervenendo nelle strutture. Invece stiamo intervenendo su un campo di calcio, non solo, che è quello della Lanterna, nel quartiere di Monterosello, che è il terzo intervento, perché c'è un campo di calcio che oggi gestisce la Lanterna, e poi c'è il centro Polis, dove ci sono altre strutture comunali che sono rivolte appunto ai giovani del quartiere di Montreal. Non è per polemica, ma perché ognuno fa le affermazioni sulla base giustamente di quello che conosce. Noi vogliamo dare informazioni, io non voglio politizzare, le sto dando delle informazioni. Siamo solo un po' arrabbiati perché siamo 20 anni si siamo trascurati. E dopo tanti anni. Perché se questo non succede. Allora, siccome si figuri che negli ultimi 20 anni questa amministrazione comunale, che tra l'altro non è solo un tipo di centro-sinistra, ma in questi ultimi 20 anni mutui per gli impianti sportivi non se ne sono mai stati fatti finanziamenti, questo sì, ma mutui, cioè impegnare la città a restituire una quota, perché dicevo all'inizio, soldi non ce ne più. Allora, piuttosto che spendere quel pochettino che abbiamo all'anno, abbiamo detto quel pochettino che abbiamo all'anno facciamo un mutuo e paghiamo la rata del mutuo. Questa è, perché così possiamo fare qualcosa di buono. Grazie, adesso vorremmo parlare di pista ciclabile perché
sulle piste ciclabili c'è tutto un discorso di scuola, di ingresso, di verde, pubblico, eccetera. Siamo iniziati con questo corso, siccome abbiamo criticato l'applicazione che ci ha dato le piste ciclabili, ce le ha fatte, non ce le ha fatte niente. Qua devono arrivare le piste ciclabili, prima di che arrivino, loro ci presentano il progetto. A quel punto lì noi, se abbiamo qualcosa da dire, lo diciamo, se abbiamo qualche suggerimento da fare, lo facciamo e poi vediamo com'è questo progetto. Scusate, io non mi sono allergico, non alle piste ciclabili, al progetto, e non voglio intervenire. Statevi bene, non possiamo vedere un discorso del passato. Un attimo, non mi dovrà parlare. Ma è stato un po' lunga la pista ciclabile all'ipodromo, quindi ci arrivano altri finanziamenti. Questa è l'idea, siamo iniziati a parlare, nel senso magari ci allora, ascoltiamo, perché questa cosa è propedeutica a tutte le altre problematiche che abbiamo nel quartiere, compreso anche i marciapiedi, che devono essere sistemati, le strade, la viabilità, eccetera eccetera. No, adesso si racconta il progetto. Ci fa vedere il progetto. C'è una parte del progetto che è in corso di realizzazione, purtroppo non è stato avviato nel modo che noi avevamo programmato che fosse avviato, e cioè è stato aperto. Noi, per via della legge sui lavori pubblici, dobbiamo assegnare i lavori alle imprese che fanno il massimo ribasso. Questa è la legge che ci ha. Quindi, stabilito un prezzo 100 in opera, se c'è una ditta che ti dice io lo faccio per 75, l'altra che dice lo faccio per 80, noi dobbiamo affidare il lavoro a chi lo fa per 75. Chiaramente si fa una verifica se effettivamente con quel ribasso riuscirebbe a fare tutto il lavoro che è necessario, e in teoria, come dire, le giustificazioni che portano le ditte ci hanno portato a capire che avrebbe potuto farlo, e quindi a quel punto si consegna il cantiere per iniziare i lavori, e questi lavori che noi abbiamo iniziato dovevano essere conclusi entro il 31 dicembre 2015. In realtà il sospetto che non fossero, come dire, ditte in grado di fare le cose in fretta e bene come dovevano essere fatte, l'abbiamo avuto dopo i primi mesi, due o tre mesi di attività, perché hanno messo delle maestranze per sfasciare quello che doveva essere sfasciato, comunque per poterle fare, e però non hanno cominciato subito a risistemare, quindi stavano risparmiando sulla manovra qualificata. Quindi noi siamo arrivati ai primi di dicembre, dove praticamente avevamo soltanto il 30% dei lavori avviati, e quindi era evidente che al 31-12 non ci saremmo arrivati con i lavori conclusi, perché questo 1.800.000 euro che ce l'hanno dato da fondi europei che dovevano essere spesi entro il 31 dicembre 2015, e noi ai primi di dicembre, insomma entro il 31-12, abbiamo speso qualcosa come 700.000 euro, quindi c'era il rischio di perdere 1.100.000 euro con queste linee qui. Quindi con la Regione siamo riusciti a salvare questa cifra, perché la Regione aveva altri finanziamenti dello Stato sempre dedicati alle piste ciclabili, e quindi è riuscita, come dire, a garantirci i finanziamenti. Conseguentemente a queste ditte gli abbiamo dato un po' di ceffoni, come si dice, nel senso che sono state sanzionate per come hanno tenuto i cantieri male, non in sicurezza. Sono tre le ditte e complessivamente, insomma, abbiamo messo delle penali molto pesanti, e infatti dopo che abbiamo messo le penali ci siamo accordati e hanno cominciato a fare le cose per bene, e laddove non le stavano ancora facendo per bene le abbiamo anche fatte rifare. Ricorderete la comunicazione che c'è stata di fronte al policlinico, che avevamo fatto una stessa fatta male e il direttore dei lavori gli aveva fatta rifare. Quindi questa situazione ve la racconto per dirvi che l'arrabbiatura che abbiamo tutti noi, no? Io ce l'ho dal momento in cui questi non hanno rispettato il contratto. Chiaramente, quando uno non rispetta esattamente il contratto, si possono fare due cose: o li mandi via, no? Oppure cerchi di trovare un accordo.
mandarli via per uno avrebbe significato tenere ancora fino ad oggi tutti i lavori come erano a dicembre, perché le procedure burocratiche ci avrebbero impedito di poter dare ad un'altra ditta i lavori e quindi avremmo potuto riprenderli solo oggi. Mettersi d'accordo alla fine ci ha consentito di recuperare il tempo perduto. Purtroppo con grave danno, soprattutto in Alitalia e in Via Duca di Abruzzi, per le attività commerciali. Ora c'è una legge del 1995 che noi applicheremo, che consente di, diciamo così, indennizzare le imprese di, diciamo così, per non farle pagare i tributi locali, le tasse locali, che sono la tassa per la pubblicità e la tassa di occupazione del suolo comune. Siccome c'è stato questo disagio, purtroppo ci è capitata questa cosa, chiaramente avendo messo dei penali, le ditte possiamo recuperare anche questi denari per darli ai commercianti, per indennizzarli, se non totalmente, ma insomma di un po' di questo disagio. E ho fatto questa premessa per dirvi insomma quale difficoltà abbiamo avuto, no? E quindi sgomberiamo il campo dal fatto che comunque sia i lavori devono essere conclusi, con tutti quelli che hanno aperto, e quindi abbiamo due tratti ancora da, come dire, abbaltare e che vogliamo discutere con la cittadinanza. Un tratto è quello di Galerante e un tratto è questo che vi presentiamo di via Washington. Quindi sono due tratti che sono già progettati, ma prima di iniziare abbiamo detto alle ditte: ci finite per bene tutto quello che avete aperto, no? Perché vogliamo che i cittadini vedano anche come la pista una volta conclusa, perché adesso i lavori sono ancora in corso. Tutte le situazioni che sono state segnalate, che coprono di ridicolo anche la ditta, insomma, no? Ci sono ancora lavori in corso, cioè non sono conclusi, ci sono pezzini da spostare, ci sono salvagente ancora da togliere, c'è ancora da fare delle rifiniture, cioè i lavori non sono conclusi. Quindi una volta che faranno vedere e faremo vedere come sono conclusi questi lavori, si capisce che c'è il tratto di pista e il tratto per i pedoni, e quindi si capisce che non è un progetto strampalato. Sono già ridicoli da adesso. No, adesso è ridicolo perché adesso è ridicolo. Adesso è ridicolo, e torno a ripetere, adesso è ridicolo perché i lavori non sono conclusi. No, perché non c'è spazio neanche per passare la macchina, scusi. Ma dove? Dopo puoi intervenire, poi interveniamo. Adesso, quando vi faccio vedere il progetto, aspettiamo lo spazio qui. Quindi, fatta questa premessa, questo progetto nasce come idea già nel 2007. Noi nel 2007 avevamo fatto la settimana della pianificazione strategica, cioè abbiamo chiamato tutte le associazioni che sono nella città, l'associazione del volontariato, gli imprenditori, i comitati di quartiere, i comitati, i consigli scolastici, abbiamo detto come vogliamo la nostra città fra 20 anni, i prossimi 15-20 anni, e in questa pianificazione strategica si scriveva e si è scritto che vogliamo una città con la mobilità sostenibile, cioè zone pedonali, zone con le biciclette, con le piste ciclabili. 2007. Nel 2008 abbiamo cominciato a fare il piano urbanistico comunale. Il piano urbanistico comunale disegna anche quali sono le strade da fare, come farle, dove farle. E lì, guardate bene, nel piano urbanistico comunale ci sono addirittura 5 tipologie di piste ciclabili. Una che riguarda come dire, la periferia, una che riguarda le strade vicinali, una tipologia che riguarda tutte le nuove strade che andremo a costruire, devono avere tutte una pista ciclabile a fianco. E nel caso in cui si metta mano su strade esistenti, bisogna ricavare le piste ciclabili. Infine, la quinta tipologia dice che bisogna mettere le piste ciclabili nel centro della città, perché gli studenti facciano un percorso tematico, culturale, addirittura bisogna collegare anche i siti archeologici.
Io non capisco perché le faccio ridere. Faccio no, non ci faccio ridere. Perché non ci abbiamo le leggi di siamo ben analizzati. Siccome fare le leggi. Io non so andare in bicicletta, lei è tu. Come facciamo? Lo insegno io. No, non c'è pubblico, intanto non c'è pubblico. Ma tu che peccato, Cristiano. Lasciamo completare, per piacere. Allora, quindi nel piano urbanistico comunale noi abbiamo scritto queste cose nel 2008. Il piano urbanistico comunale, come ricorderete, ha dovuto passare l'esame della regione nel 2013. Nel 2012 è stato bocciato dalla regione per gli aspetti che riguardavano alcune possibilità di edificare nell'agro e così via. Poi, quindi noi l'abbiamo ripreso, ma non su questo punto, ma l'abbiamo ripreso su altri problemi che ci erano stati rappresentati, e quindi la città e le persone che dovevano fare osservazioni, e quando abbiamo fatto il piano urbanistico abbiamo coinvolto di nuovo la città, che c'erano le piste ciclabili nella prospettiva dei programmi dell'amministrazione, di cui era chiaro, se ne parlava e magari distrattamente. Nel 2013 il Comune di Sassari con la Regione Sardegna, e nel 2013 c'era un certo signor Capellacci, abbiamo sottoscritto un accordo, no? Dove Sassari, Porto Torres, Sanghero, Pintino, Sorso e Sebre e Castelsardo abbiamo fatto un accordo per avere dalla regione 15 milioni di euro di fondi comunitari per fare le piste ciclabili in tutti questi comuni e anche il collegamento tra i diversi comuni. Sorso e Sindone hanno deciso di fare il collegamento tra Sorso e Sindone fino al Rione Sorso, Porto Torres ha scelto di continuare la pista che già aveva su Balai, di farla arrivare fino diciamo così, a Ponte Romano. Alghero ha proseguito nelle piste ciclabili che aveva fatto, Castelsardo, che è tutto Saliscendi, è andata verso Luvagno, no? E Stintino ugualmente dal paese di Stintino verso le Tonnare. E noi abbiamo proposto le vie dell'università, le piste ciclabili, le vie dell'università, perché ce l'avevamo nel nostro PUC questa prospettiva. Quindi non è che, io lo dico per battuta, non è che siccome adesso i cittadini mi hanno dato la bicicletta, adesso pedala e io mi sono fatto la pista ciclabile, no? È una cosa che abbiamo pensato. Abbiamo già pensato da quegli anni. La bicicletta è stata bruciata. Abbiamo pensato in quegli anni. Quindi abbiamo ottenuto 1.800.000 euro. Allora, questa pista ciclabile, ecco qua. Nel progetto. Il progetto prevede praticamente due anelli, un anello principale, più di due anelli, diciamo 1, 2, 3 e 4 anelli. Vediamo un punto di riferimento, ecco l'ippodromo, lo vedete l'ippodromo che stavamo discutendo prima. Allora, partendo diciamo dalla caserma dei Carabinieri, la pista ciclabile va su via Rockefeller, via Milano, arriva fino a via Verona davanti alla casa dello studente, entra nell'ultimo pezzo di via Napoli, sale su via Duca di Abruzzi e arriva fino ai vigili del fuoco, e qui la proposta era di farla passare in realtà già nel progetto preliminare. Poi arriva via l'emiciclo in alto, lo vedete, per fare tutto via l'Italia fino appunto alla fine dell'Italia e risalire. Poi noi l'abbiamo fatta risalire qui, in questo pezzo di via Rockefeller. Questo è il primo anello. Allora, le varianti potrebbero essere che anziché finalizzare questo pezzo così, per mantenere ancora più sicurezza i ciclisti, potremmo fare questo percorso, quindi togliere questi due tratti, fare questo percorso e arrivare questo, senza passare in via Vienna. Senza passare qui in. No, passando sempre in via Vienna. Passando da questa via. Un po' celiaco, conosco personalmente Nicola, quindi. Per saltare la premessa
Intanto secondo me l'idea del pista ciclabile è un'idea che rivoluzionerà la cultura della città di Sassari, e di questo si capirà non adesso ma fra 5-10 anni. Io sono convinto per i pochi anni che ci ho vissuto a Sassari sarà una cosa che cambierà, spero, mi auguro, la cultura dell'autista di Sassari nella città di Sassari, che prima di cercare quelli che vengono fuori da fuori bisognerà mettere ordine alla cultura del rispetto del traffico cittadino. C'è una serie di osservazioni che naturalmente sulle piste ciclabili emergono da chi osserva i dettagli. Sulla pista ciclabile di via Milano avete scelto la via ascendente a destra, quella, saltando invece la, secondo me, l'utilità più logica di metterla a sinistra per favorire finalmente il percorso degli studenti che abitano nella casa di studenti di via Verona. Secondo me un errore gravissimo, perché il punto è critico e la soluzione bisognava trovarla. È stata secondo me un errore davvero. Abbiamo la soluzione che per quello. Anch'io lo attendo. Quindi questo è l'aspetto critico più importante. Il secondo aspetto critico è che i vigili devono vigilare sulle piste ciclabili per educare i sassaresi a evitare di utilizzare le piste ciclabili per i parcheggi. Sui colori, ma anche su questo è inutile discutere, ormai quello, il colore è stato scelto, non capisco. No, non è stato scelto. Il colore del sindaco. Sarà quello. Sindaco. Sulla pista ciclabile nell'area di questo quartiere è evidente, è necessario capire se questo parcheggio che appunto lei ha citato, dove è ipotizzata un'area di accoglienza di macchine, bisogna stare attenti di non trasportare il flusso del traffico dall'area di via Washington qui, perché evidentemente si creerebbe un imbottigliamento pazzesco, quasi come quello necessario da mettere per quelli che arrivano da fuori città e scaricano tutta la spazzatura dentro, diciamo così, le aree di parcheggio. Per cui l'idea di accorciare qua sulla destra di via Parigi e poi sfociare sull'ippodromo risulta davvero una soluzione vista così più conveniente che andare sull'asse principale di accesso, che, come dire, andrebbe messo in sicurezza con maggiore efficacia, se non con i dissuasori, con gli autovelox. Via Parigi ippodromo. Ho finito elementi per idea, ma grazie. Il posizionamento di qualche rastrelliera per le biciclette, perché attualmente come lavoratori non riusciamo ad avere un posto dove lasciarla. Io ho una bicicletta, come dice lei, comprata assistita, e non riuscivo a lasciarla abbandonata appoggiata al muro. Quindi la soluzione che stiamo trovando sia a livello di tribunale, provincia, questura, che non c'è niente, siamo costretti a legarlo al palo, non è molto elegante, quindi se è possibile con un occhio che è previsto. Sei andato alla fine, così sì, ho girato di parte. Posso fare una domanda all'assessore al traffico? Un secondo che devi parlare su. No, poi d'accordo. Allora, il semaforo che c'è fra via Rizzetto, via Giosca e via Verona è modulato male, nel senso che si potrebbe, diciamo, svertire il traffico rimodulandolo, perché io ci abito lì e se lì cortesemente va, si mette lì, vedi un po' come. Perché per esempio quelli che scendono da via Rizzetto potrebbero girare assieme a quelli che da via Giosca arrivano verso via Milano e non si incontrerebbero mai, invece sono tempi diversi, cioè sì, con l'accumulo di traffico, ma chi l'ha fatto? Perché quelli che vengono da Giosca li possono girare sia a destra che a sinistra. Quindi quando uno ma quelli che vanno verso l'incrocio c'è in quel momento, però sulla quando vanno verso la casa dello studente possono girare assieme agli altri, cioè sulla rimodulazione non è un problema, si va nel tecnico, ci si fa fare. Poi assessore, cioè lì allora mentre prima
potevano attraversare anche i pedoni perché c'era il tempo di intervallo, adesso sono a chiamata. Allora, io l'altro giorno ho provato a chiamata, sono rimasta lì 10 minuti, dopodiché, sempre premendo questa cosa, mi sono guardata dalla parte della terra e mi sono messa a correre, quando stavo correndo sono arrivato dall'altra parte e scattato la banda. E dove mi sta prendendo in giro? Ero 10 minuti fermo aspettando. Vabbè, nella rimodulazione facciamo controllare anche questo. Ecco, vabbè, assolutamente. No. Devi affrontare il possibile uscire la mattina. Questa pista ciclabile in macchina qua, no? Questa pista ciclabile, siamo sicuri che in qualche maniera rallenterà appunto il discorso delle persone che arrivano da Sassari, perché veramente chi va a lavoro la mattina si trova molte volte di fare uno stop. Passo tutta la mattina e non è impossibile uscire. Si rischia veramente che si vada a camminare sulla pista ciclabile. Una rotatoria, di quelle classificate. Una di provvisoria, almeno per tentare di vedere un attimino se si può. Sì, ho letto la lettera che avete preparato, perché veramente è anche uno di quei punti, insomma, che cominciate a sapere. Anche perché tagliano proprio la curva e vanno contromano di quelli che arrivano da via Washington per girare o via Parigi o per andare a Washington. Quindi è proprio pericoloso e a due passi ci sono i fisce pedonali. Quindi diventa che non sai più dove guardarti, cerca la traversata. Mi scusi, so se sono pedulante, ma è stata prevista una rotatoria anche lì dove c'è quel semaforo via Rizzetto, via Verona, via... è stata prevista una rotatoria? Sì. Già prevista, studiata, programmata e lì poi un discorso effettivamente di fondi, però vorrei aggiungere poi alla fine anche sul piano delle rotatorie, che credo che sia insomma uno di quegli argomenti importanti per chi fa l'accesso alla mobilità e per l'amministrazione in generale, quello di prevedere in vari punti della città delle rotatorie che hanno modo di vedere, il sindaco ne ha già parlato, non debbano essere necessariamente pensate come quelle dove si spendono 300.000 euro. Ci sono tantissimi casi di città medio europee che utilizzano delle rotatorie comuni, delle soluzioni assolutamente economiche che possono essere intanto inizialmente viste in maniera